Bengo, altra vittoria davanti a un bellissimo pubblico contro una squadra che aveva fame di punti, lo sapevamo. Primo set equilibrato, poi però la squadra ha trovato una quadra soprattutto nel secondo e nel terzo, ottima la rimonta che ha portato alla vittoria rotonda. Sì, sapevamo che loro venivano qui con un gran bisogno di fare dei punti per la loro classifica, mentre noi diciamo che eravamo un po' più sciolti da questo punto di vista. Primo set punto a punto, nonostante loro giocassero senza il loro palleggiatore titolare. Comunque Zanni penso che abbia fatto una bella partita, loro hanno ricevuto anche abbastanza bene, soprattutto nei primi due set, nel primo set e nel terzo, e lui è riuscito a giocare bene, insomma, e si è visto perché il primo set è andato punto a punto fino alla fine e poi abbiamo avuto noi il break per chiuderlo a nostro favore, che è stato molto importante nel proseguo della partita. Chiave la svolta, se vogliamo dire, il servizio che un po' era mancato nel primo set e soprattutto la fase break con il muro che nel secondo set è salito sugli scuri. Sì, primo set un po' è mancato il punto diretto in battuta, siamo abituati come squadra a farne molti, quindi quando mancano magari si vede, però il secondo set è andato meglio e il terzo set, a parte l'inizio, poi ci siamo salvati tra virgolette con il tour in battuta di Oleg, con altre belle battute di Semen, come ricordo, e diciamo che il servizio è sempre un fondamentale che ci regala sempre molte gioie, quindi anche stasera è stato fondamentale. Il comunicato di oggi recita: Perugia dice 33, che solitamente è una cosa che no, si dice dal dottore, invece stiamo bene in salute, Mengo, e ci presentiamo con il miglior biglietto da visita per la Final Four di Coppa Italia. Sì, questi sono i numeri che fanno un po' La storia di questa stagione. Noi dobbiamo pensare che comunque sabato Piacenza verrà a Roma con una squadra molto diversa da quella che abbiamo visto fino ad oggi. Avranno tutti i loro giocatori a disposizione, dei grandi giocatori, esperti, molto forti, e dobbiamo essere bravi noi a continuare, anzi anche diciamo in settimana, a sfruttare tutti i momenti possibili per allenarci al meglio e arrivare a questo weekend nel miglior modo possibile. Grazie Stefano.